Stiamo, come vedete, iniziando, ci vengono a trovare anche gli amici. Come... Figo, eh? La musichetta, il montaggio, gli effetti visivi che quasi sembrano venire su da soli. Da soli. Da soli un cazzo. Avete appena visto ore e ore di lavoro condensate in 2 minuti di montaggio, ma è sempre così. Ciao ragazzi, questo è il video backstage che in tanti mi avete chiesto. Questa non è una poop, per tutti voi che volete le nuove poop, quelle arriveranno a febbraio. Inizierà la fase 3 della storia della Poop Squad, quindi torneranno le poop sui singoli personaggi. Personaggi nuovi completamente ancora, che ancora non si sono visti. E poi dopo un po' di mesi arriverà Poop Squad 3. Ormai avete capito che io mi rifaccio un po', no, allo stile narrativo della Marvel. Quindi capite che questi Poop Squad sono degli eventi, insomma un po' come gli Avengers, non possono essere uno dopo l'altro. Anche perché la storia ha bisogno di respirare nel frattempo. E anch'io ho bisogno di respirare. Non sono ancora pronto a un altro mese di 10 ore di computer al giorno. Tutti i giorni. No. Un attimo. Quindi continuate a seguirmi. Nei prossimi mesi succederanno belle cose. Per tutti gli altri interessati davvero a questo backstage, iniziamo. Vi presento il mio desktop. Sì, avrei potuto in effetti pulirlo prima di fare questo video, però volevo farvi vedere effettivamente cosa è successo in tutti questi mesi di lavorazione. Inevitabilmente si accumula roba e abbiamo Jerry Scotti, Jerry Scotti 2, prova del ca... No, no, non è un porno, è che dopo 5-6 ore di scontornamento non so più come chiamare i file, quindi escono fuori così. Abbiamo anche Giumenta Felice, però quella vera, mi raccomando, quella vera. Bene, chiusa questa parentesi, rispondiamo a una domanda frequente. Che programmi utilizzo? Ragazzi, allora, utilizzo Adobe Premiere Pro CC 2017 per il montaggio video. Vedete, questo è il progetto di Poop Squad 2 Age of Trump. Guardate quanto casino. Ma la roba veramente interessante è con gli effetti visivi. E per realizzare gli effetti visivi io utilizzo Dio. Sì, è Adobe After Effects, però per me è Dio, per quello che riesce a fare. Allora, adesso apriamo il progetto della scena tra Nonno Libero e Gennaro Savastano che abbiamo visto in Poop Squad 2. Dunque, vedete, abbiamo il video base della scena di Gomorra, della puntata di Gomorra, Jenny sta parlando con sua madre, e abbiamo qui invece il video originale di Nonno Libero, cioè Lino Banfi in una puntata di Un Medico in Famiglia. Quello che dobbiamo andare a fare è inserire Nonno Libero nella scena di Gomorra e far sembrare realistico che sia davvero lì. Come si fa questa roba? Rispondo anche a un'altra domanda che mi fate. Diversi di voi mi avete chiesto: dove trovi i green screen dei personaggi da utilizzare poi nei video? No ragazzi, magari non ci sono green screen dei personaggi. Sono tutti ritagliati manualmente. In realtà una volta mi è capitato per fortuna di incontrare un green screen
ed è nel caso di Alberto Angela. C'è un'intervista ad Alberto Angela, vedete questa qui, dove appunto lui è davanti a un green screen. E questo è stato preziosissimo, ne ho fatto tesoro più che potevo, infatti vedete questo materiale di base dell'intervista, nella Poop Mentana intervista tutti, quando c'è il confronto con Jon Snow, e anche nella prima scena di Poop School 2, lui parla appunto seduto su questa poltrona. Ma a parte quello ragazzi, nient'altro, va tutto ritagliato manualmente. Ora, che cosa si intende con ritagliare manualmente un personaggio? Si intende questo, siamo in After Effects e andiamo a selezionare lo strumento penna. Lo strumento penna ci permette in effetti di creare quella che è la maschera. Lo vedete, allora, funziona tracciando diversi punti che sono collegati appunto da questa linea e ora acceleriamo, però quello che succede è dover poi tracciare tutto il contorno della sagoma del personaggio e chiudere la maschera. Chiudiamo la maschera ed ecco qua, vedete, abbiamo effettivamente ritagliato la porzione di immagine all'interno della maschera. Vedete, ora che abbiamo ritagliato la maschera, i bordi sono molto netti, sembra palesemente ritagliato, quindi andiamo a sfumare il bordo della maschera. Un bel 5 ci sta bene qui. Ed ecco qua, vediamo che già un po' c'è più di quell'interazione, sembra già un po' più star lì. E qui poi si apre tutta un'altra fase, che è la correzione colore. Io agisco molto di filtri fotografici, vedete si va in effetti, correzione colore, filtro fotografico. Adesso, vabbè, qui ci sono gli effetti che ho già utilizzato per realizzare la scena, andiamo a vederli. E appunto c'è un filtro fotografico sul verde. Il filtro fotografico essenzialmente è come se desse una patina di quella colorazione. Lo vedete, essendo verde già diventa meno rosa. Poi abbiamo la saturazione. Bisogna desaturare sempre. È una cosa preziosissima perché soprattutto questi materiali di base RAI, cioè Un Medico in Famiglia o Don Matteo, queste feature hanno sempre dei colori molto sgargianti, mentre invece prodotti come Gomorra, che hanno un look un po' più cinematografico, sono sempre un po' più desaturati. E infatti guardate la differenza, andando a desaturare vediamo già che il viso di Nonno Libero è già molto più somigliante al viso di Jenny Savastano. E poi si va a modificare l'esposizione, quasi sempre la correzione gamma, vedete, aumentando la gamma si va a schiarire e non ci serve, scurendo invece ci avviciniamo ancora di più a quel look cinematografico che ci serve. Arrivati a questo punto abbiamo una buona soglia di realismo che abbiamo raggiunto, diciamo, però dobbiamo pulire lo sfondo per chiaramente togliere il personaggio della mamma di Jenny. Allora, anche qui è un procedimento comunque che richiede del tempo. Principalmente io lavoro con lo strumento del timbro clone. Chi è pratico di Photoshop lo conoscerà benissimo. È quello strumento che ti permette essenzialmente di duplicare, di clonare dei pixel e applicarli a un'altra porzione dell'immagine. Vedete, in questo caso sto continuando lo sfondo del ristorante per poi coprire la sagoma del personaggio e farlo sembrare realistico. Ecco, qui c'è tanto altro tempo a curare i dettagli, a far sì che possa sembrare realistico tutto questa clonazione di pixel. Lo vedete qui ora, già un'immagine pronta che appunto ho realizzato all'epoca. Tra l'altro questa immagine è sì frutto di clonazione di pixel, ma anche di aggiunta di altri elementi. Per esempio il tavolo l'ho preso da Google Immagini. Tavolo da ristorante l'ho messo lì, l'ho sfocato per farlo sembrare appunto un elemento realistico di quella scena. La sfocatura capite bene che aiuta tantissimo appunto ad ammacchiare un po' quei difetti che chiaramente ci sono. Ah, vedete anche qui che sempre col concetto di prima della maschera io vado a ritagliare il giubbotto di Jenny per farlo stare sopra la sagoma di Nonno Libero, per far sembrare realistico appunto che Nonno Libero sia dietro Gennaro Savastano e non davanti. Ecco qui, diciamo a questo punto ci siamo quasi, insomma, se questa fosse una foto potremmo già dire che abbiamo quasi finito, insomma, in termini di realismo. Per quel che può essere realistico, mettere ovviamente Lino Banfi davanti a Gennaro Savastano, che chiaramente sempre un po' finto sarà. Ma questa non è una foto, ragazzi. Lo sappiamo bene, non è una foto, è un video. Adesso, ragazzi, arriva veramente il vero macigno, il vero peso, la vera sfida da affrontare e che porta via tanto di quel tempo, cioè animare la maschera per seguire i movimenti naturali del personaggio, dell'attore. Ora, guardate che se la maschera la lasciamo ferma succede questo, cioè che chiaramente Lino Banfi si sta muovendo e quindi esce dal ritaglio che noi abbiamo fatto, si vede lo sfondo della scena di Un Medico in Famiglia e insomma ovviamente non va bene. E quindi dobbiamo animare la maschera. Cosa si intende per animare? Allora, il concetto dell'animazione in realtà di per sé è molto semplice.
funziona attraverso i fotogrammi chiave. Vi faccio vedere. Piazziamo un fotogramma chiave all'inizio della sequenza e poi andiamo a un secondo dopo. A un secondo dopo andiamo a muovere questi puntini verso destra ed ecco che il programma automaticamente crea un'altra chiave in questo fotogramma. E quindi succederà che da 0 a un secondo c'è questa animazione. Cioè i puntini si spostano in quella direzione che abbiamo scelto noi. Ecco, questo è il concetto di base. Bisogna spostare questi puntini per seguire la sagoma in anno libero. E quindi ora potete capire perché ci vuole così tanto tempo. Perché stiamo parlando di ore solo su 2 secondi di scena. Però va subito detto un'altra cosa. Ora vabbè, non vi faccio vedere ovviamente queste ore di lavoro, però vedete, si tratta di spostare, di adeguarsi, di seguire nonno libro, come vi dicevo. Ora diciamo una cosa importante. Non si deve, per fortuna, seguire sempre fotogramma per fotogramma, perché è un'altra domanda che mi è stata fatta spesso. Dipende dalla scena. Per esempio, nonno libro che affronta Trump in Pups Call 2, lì ci sono le mani, quelle maledette mani, che si muovono molto velocemente, quindi devi necessariamente seguirle fotogramma per fotogramma, perché fanno degli spostamenti che non sono organici, no? Sono discontinui, sono imprevedibili, quindi tu devi seguirli per forza fotogramma per fotogramma. Altre volte invece non è così, come anche in questa scena. Vedete che comunque Lino Banfi resta fermo diverse volte e poi fa degli spostamenti che tu puoi seguire solo in determinati punti. Vi spiego meglio, guardate. C'è questo momento in cui la sua faccia è, come dire, centrale rispetto all'inquadratura, poi lui andrà verso sinistra dell'inquadratura, sinistra macchina, e quindi noi possiamo fare una chiave solo quando la sua faccia ha finito di spostarsi verso sinistra e un'altra chiave quando ritorna al centro. Lo vedete? Queste sono le chiavi già create, appunto, la scena a cui ho lavorato, e vedete che non ci sono in tutti i fotogrammi, proprio perché è possibile a grandi linee fare questa dinamica qui, insomma. Anche questo poi sono quelle cose che derivano con l'esperienza, quando tu inizi, come dire, un po' a studiare i corpi, i movimenti, le movenze degli attori e quindi inizi a leggere un po' meglio il movimento e quindi sai dove andare a fare la chiave nel fotogramma e dove no. Un altro motivo per cui adoro per esempio Don Matteo, Terence Hill, è proprio perché lui quasi sempre è immobile, cioè si muove molto lentamente o si muove veramente poco, quindi io adoro Terence Hill. O per esempio considerate la scena dell'incontro fra Trump e la Poop Squad, lì quasi tutti sono fermi, sono primi piani molto statici, quindi lì vai abbastanza veloce, una mezz'oretta ne fai 3 o 4, quindi è relativo, come dicevo, è relativo a seconda della sequenza. Bene, a questo punto abbiamo finito di seguire tutti i contorni in nonno libero e quindi abbiamo in effetti il contorno in modo abbastanza realistico. Cos'è che manca principalmente? Beh, manca il movimento della sagoma nel nonno libero all'interno della scena. Mi spiego meglio. Guardate che l'inquadratura di Gomorra è a camera a mano, o comunque insomma è mossa, non è statica, a differenza dell'inquadratura di Un medico in famiglia, che invece è statica e ferma. Questo chiaramente crea una differenza. Infatti se guardate adesso è come se il nonno libero galleggiasse all'interno dell'inquadratura, cioè non è coinvolto nei movimenti dell'inquadratura, no? E questo chiaramente lo fa sembrare un po' finto, un po' sconnesso. Adesso, questa è un'altra fase veramente, veramente interessante, ragazzi, perché andiamo a sfruttare i poteri divini di After Effects. Infatti, quello che dobbiamo fare è registrare i movimenti dell'inquadratura di Gomorra e applicarli all'inquadratura di Un medico in famiglia. Si va in animazione, traccia movimento. Ed ecco che After Effects ci chiede di rilevare un punto specifico della sequenza da usare come punto di riferimento, come ancora se vogliamo. Non usiamo i due personaggi, i due attori, perché sono esseri umani che hanno movimenti propri e quindi non sono affidabili per questo discorso, ma andiamo a prendere un elemento dello sfondo, che è quindi fermo, immobile, e ci può far davvero capire i movimenti di inquadratura. Utilizziamo questa sedia, credo che sia sfocata sullo sfondo nera. È importante utilizzare colori netti, così il programma riconosce gli spostamenti. Infatti guardate, mettiamo play e After Effects ci segue la sedia sullo sfondo. Facendo così noi possiamo effettivamente avere i movimenti dell'inquadratura, della videocamera, della camera. Finisce questa operazione, vediamo che in effetti abbiamo proprio il percorso attraverso dei fotogrammi chiave che il programma è andato a riconoscere. Andiamo ad applicare questo percorso di fotogrammi chiave alla sequenza di nonno libero ed ecco qui, il miracolo è compiuto. Nonno libero si muove
come si muove il corpo Gennaro Savastano, proprio come se fosse lì, ripreso dalla stessa videocamera. Grazie a questo movimento, ragazzi, il realismo è davvero quasi raggiunto, perché nel momento in cui condividono lo stesso movimento può davvero sembrare che stiamo davvero lì, nello stesso posto. Questa tecnica l'ho usata tantissime volte, per esempio anche nella poop Alberto Angela si imbuca nei castelli, quando Alberto Angela è seduto sul trono di Daenerys, Roccia del Drago. Beh, lì è la stessa cosa, ho applicato il movimento del trono nell'inquadratura alla sagoma di Alberto Angela, in modo tale che il movimento sia lo stesso alla fine e possa sembrare che, insomma, Alberto Angela sia davvero lì, seduto sul trono. Ovviamente, vabbè, l'avete visto, non fa tutto il programma, cioè nel senso, non ti basta solo il movimento per raggiungere il realismo. Devi andare a giocare sulle giuste proporzioni, la giusta grandezza del personaggio rispetto agli altri, la luce, l'illuminazione, quindi c'è una serie di cose manuali che devi sempre fare tu. Ora arriviamo a un altro trucco. Un trucco che sono davvero orgoglioso di mostrarvi perché è una mia intuizione. Cioè, in realtà probabilmente già qualcun altro la conosce, quasi sicuramente, però io non l'ho vista in nessun tutorial, è stata una cosa che ho pensato io a un certo momento. E cioè, utilizzare lo strumento fluidifica per spostare gli sguardi degli attori. Avete presente lo strumento fluidifica? Sì, sì che ce l'avete presente. È quello strumento che usano un po' tutti quando photoshoppano le proprie foto per modificare la realtà o per allungare cose nelle foto, non che io l'abbia mai usato per questo scopo. Però ho pensato, già che si può deformare la realtà, perché non proviamo a spostare le pupille degli attori? E funziona. Questo è stato fondamentale, ragazzi, per creare interazioni in scene dove altrimenti gli attori non si sarebbero mai guardati tra di loro. L'esempio più calzante è Alberto Angela. Perché lo sapete, Alberto Angela guarda sempre nell'obiettivo, perché è il suo modo di comunicare, di divulgare. E questo non va bene in una scena dove, che so, per esempio nella poop Jon Snow è geloso, Alberto Angela e Jon Snow si stanno confrontando, quindi era necessario che Alberto Angela guardasse verso destra dell'inquadratura per far sembrare guardasse appunto Jon Snow. Ecco qua, guardate, si va in effetti di distorsione fluidifica, regoliamo la dimensione del pennello per spostare solo le pupille e non tutto l'occhio o troppa parte di viso, strumento alterazione, ed ecco qui, trasciniamo la pupilla verso destra. Entrambe le pupille, bisogna essere ovviamente bravi per farlo nella giusta quantità e nella stessa quantità a entrambi gli occhi, altrimenti può sembrare che abbia gli occhi storti, insomma, o che sia strabico. Una volta aver riferito i vari dettagli, diciamo che ci siamo, ed ecco qui, Alberto Angela guarda verso destra. Guarda, non guarda. Guarda, non guarda. Scusate ragazzi, è che dopo 6 ore a scontornare io devo divertirmi in qualche modo. Questo, come già vi dicevo, capite bene che ha fatto la differenza, perché l'ho utilizzato in tantissime sequenze, voi non vi immaginate quante. A volte un po' si nota, c'è qualcosa di strano agli occhi, tante altre volte no. È venuto davvero bene, non si nota, ma è essenziale per la buona riuscita della scena. Ah, poi lo vedete, Alberto Angela qui si muove e quindi perde l'effetto. Questo ci dice che dobbiamo animare anche l'effetto degli occhi e seguire gli occhi, quasi fotogramma per fotogramma, quindi anche qui vedete. Cioè, capite bene che è sempre il discorso dell'animazione, è il discorso che stiamo facendo un video, che ci porta via tantissimo tempo, e questa è la differenza. E insomma ragazzi, diciamo che il video finisce qui, ci sono tante altre cose che faccio, altri aspetti, ma non vi sto a dire tutto, altrimenti durerebbe un'ora questo backstage. Sapete, c'è un mio amico che mi ha detto, ma no, non fare il backstage, non svelare i tuoi trucchi, ma non è che sono un mago che ha i trucchi segreti, non è la ricetta della Coca-Cola, per carità. Questo è un concetto importante, cioè che la conoscenza tecnica può essere di tutti. Vai su YouTube, ti fai qualche tutorial e ci sei, o ascolti qualcuno che ne sa più di te e capisci. Ma quello che farà sempre la differenza è l'elemento umano, no? Stesso discorso della reflex, del fotografo. Non è perché ti sei comprato la reflex, ultimo modello, allora sei anche un grande fotografo. C'è sempre l'elemento umano, c'è sempre il talento, l'inventiva, la creatività. E quella è individuale ed è quella che fa la differenza nell'ambito creativo e sarà sempre così ed è la cosa più bella. Bene, direi che ci fermiamo qui ragazzi, spero vi sia piaciuto, spero che qualcosa che avete visto vi possa tornare utile e noi ci vediamo al prossimo video.